questa terrazza sto ammirando un panorama stupendo, è la conca ampezzana e Cortina là in fondo. Questa terrazza si trova all'arrivo del primo troncone della funivia Freccia nel Cielo che porta alle Tofane. Noi andremo fino lassù e vi presenteremo una delle più belle piste del comprensorio. Abbiamo preso il secondo troncone della funivia, il Col Drouchet Ravalles, e adesso andiamo a prendere la seggiovia che serve alla pista Bustofana. Una pista che vediamo qui in faccia, sembra veramente meravigliosa, eh? Classificata rossa, ma ha quasi l'aria di essere una bella nera. Bene, siamo oltre i 2800 metri sulla Bustofana, uno spettacolo veramente meraviglioso, indescrivibile, una cosa eccezionale, e sarà sempre più aperto il panorama mano a mano che scenderemo. Qua da oltre 2800 metri si può scendere fino ai 1220 metri della città di Cortina, quindi sono 1600 metri di dislivello, dove dovremo per forza fermarci un sacco di volte per guardarci attorno, perché lo spettacolo che si gode da queste piste è qualcosa di incomparabile, di imperdibile, qualcosa che rimarrà per sempre impresso nella nostra memoria. Bello questa partenza di pista sotto quella bastionata di rocce e poi l'ingresso nel muro, già abbastanza impegnativo anche se non eccessivo come pendenza, e poi ci si ferma un attimo qua per guardare questa meraviglia prima di riprendere. Ripartiamo, qui la pendenza aumenta gradualmente, l'ingresso di questo muretto non lungo però piuttosto ripido, e qui tratteniamo bene le nostre serpentine cercando una buona coordinazione, il busto e le spalle sempre ben rivolte verso il fondo della discesa e il bastoncino sempre pronto. Poi la pendenza diminuisce un po', il terreno comincia a spianare, qua si possono fare curve un po' più lunghe, lasciarsi un po' più andare fino a questa zona nuovamente di riposo. Bello, stupendo. Beh, questo è un bel muro, una bella pendenza, eh? Ci spostiamo sulla destra per prendere la parte più ripida di questa zona di pista, che sulla sinistra è decisamente più comoda, più dolce. Poi la pista piega verso destra, spiana, e qui ci facciamo un po' di curve tranquilli. Questo è un pezzo molto dolce, la pista gira verso sinistra dolcemente, c'è una piccola contropendenza in questa zona e ci dirigiamo verso la stazione di Ravalles, l'arrivo del secondo troncone della funivia, per poi proseguire verso destra. Qui un'occhiata al panorama in questa zona di riposo in cui attraversiamo, dobbiamo tenerci sulla destra in questa zona per portarci all'ingresso della pista Forcella Rossa, che è una pista famosa per la sua grande pendenza e per i suoi tre muri consecutivi che sono qualcosa di stupendo e di veramente impegnativo. Siamo entrati
questa pista, una bella pendenza, si possono tirare i bei curvoni, ci teniamo sulla destra. Costeggiamo queste rocce, ci teniamo assolutamente verso destra e questa è la zona proprio di ingresso verso la Forcella Rossa, che ci appare con questo squarcio di azzurro e la conca ampezzana davanti a noi in questo passaggio stretto. Ed ecco la Forcella! E di qui uno spettacolo veramente incantevole, indescrivibile. Il primo muro della Forcella è veramente stupendo. Poi c'è una neve farinosa, compatta, uniforme. Uno spettacolo. E adesso abbiamo imboccato il secondo muro, che parte praticamente verso destra a 90 gradi rispetto alla direzione del primo. Qui la pendenza aumenta repentinamente, è più ripido del primo. La neve di ottima qualità ci consente di spostarci sul pendio, andiamo tutto sulla destra con la nostra serpentina per poi, quando la pendenza cala un pochino, cominciare ad aprire per delle curve un po' più ampie e rotonde. È veramente stupendo questo, anche questo secondo muro. E di qua vedete il terzo muro, che parte anche lui a 90 gradi verso sinistra. Ecco, questa è la vista del muro che abbiamo appena fatto, il secondo. E questo è il terzo muro. Muro veramente molto impegnativo e qua dobbiamo dire che abbiamo avuto la grande fortuna di trovare una neve stupenda, ma provate ad immaginare che cosa sono questi tre muri nel caso di neve gelata. Bisogna stare veramente molto molto attenti perché possono essere molto pericolosi, quindi sempre antenne dritte e velocità più che controllata, proprio controllatissima all'ennesima potenza. Al fondo di questo muro la pista gira a secca verso destra e ci immette su un terreno con delle belle ondulazioni, una pendenza dolce, godibilissima, dove veramente qua ci si rilassa e ci si gode praticamente quella che sentiamo come una grande impresa appena compiuta. La pista ora piega verso sinistra, ancora un tratto all'aperto prima di entrare in un bellissimo sentiero in piena foresta. Bene, allora abbiamo fatto questa pista dalla Forcella Rossa
veramente spettacolari quei tre muri e sempre uno più ripido dell'altro. Chiaramente attenzione molto nelle giornate in cui c'è la neve gelata e mai lasciarsi prendere troppo dalla velocità, sempre controllare e prevenire ogni accelerazione, perché si rischia di non riuscire poi a riprendere l'andatura giusta. Questo dolcissimo sentiero continua, si scia veramente tranquillamente, si può approfittare di questa pendenza limitata, di qualche piccolo aumento di pendenza che troviamo ancora in questa zona, per provare delle belle curve in massimo relax e godersi questa uscita sulla pista, una delle piste più famose e più belle in assoluto. E di qui possiamo proseguire ancora per il paese di Cortina, oppure andare a prendere una seggiovia che ci riporta all'arrivo del primo troncone della funivia a Col de Rouchet, per salire nuovamente a Ravalles e rifare la nostra bella pista.